dal punto di vista assistenziale, ecco, io mi viene un po' ogni volta da pensare quando sento dire gli universitari, siccome fanno didattica e ricerca, fanno male all'assistenza. Altre volte sento dire gli universitari impegnati nell'assistenza che devono fare per forza fanno male alla ricerca e didattica. Allora, insomma, mettiamoci un po' d'accordo. Noi dobbiamo fare tutte e tre cose, assistenza, ricerca e didattica. Cerchiamo di farle al meglio e guardate che la media del professore universitario lavora oltre il suo stretto orario di lavoro. Lavorano anche spesso nel pomeriggio, nella serata. Non dobbiamo guardare gli eccessi si sono dappertutto. In tutti i campi abbiamo persone che lavorano moltissimo, come nel nostro campo, anche 160 ore di didattica annuale o 200 ore di didattica annuale invece delle 120 previste. Persone che lavorano meno, cioè persone che magari non hanno piacere di fare tante lezioni e chiedono di essere sostituiti da altri per le lezioni. Questo certo è da ovviare, è uno dei problemi, ma è marginale, non è il numero maggiore di docenti che fa in questo modo. Esistono gli eccessi verso il basso, esistono anche gli eccessi verso l'alto. A me piace sempre ricordare che il ricercatore più brillante di tutto l'Ateneo è uno dei nostri, ora non voglio fare un nome perché non mi sembra il caso, ma è uno di medicina che è il top scientist dell'Ateneo. Quindi abbiamo ovviamente delle punte verso l'alto, abbiamo anche delle persone che magari non svolgono benissimo il loro lavoro, ma che noi cerchiamo di stimolare a far sempre meglio, a far dare il meglio di sé quantomeno. Io credo che con la prossima valutazione alla ricerca potremmo essere considerati un po' meglio per i motivi che vi dicevo. Penso che l'attività didattica si svolga in maniera sufficientemente, anzi direi anche più che sufficientemente buona, e ci sono dei didatti veramente importanti e riconosciuti un po' in tutto l'Ateneo. L'attività assistenziale che si svolga un po' dappertutto a buon livello, io faccio il chirurgo nel mio reparto di chirurgia, lavoriamo tutti i giorni abbiamo un resoconto annuale di circa 2000 interventi chirurgici l'anno, un po' di tutte le tipologie di interventi. Credo che lo stesso facciano un po' tutti gli altri reparti universitari. Certo, anche lì se andiamo a cercare probabilmente troveremo qualche reparto che funziona un po' meno bene, ma troveremo anche reparti, mi piace sottolineare le reparti ad esempio di ematologia, di cardiologia, reparti che funzionano veramente bene, sono centri di attrazione per tutta la Sicilia e anche fuori dalla Sicilia. Quindi direi la condizione è secondo me più che buona. Dobbiamo evitare che ci siano dei nostri dipendenti dell'università, dei nostri docenti, che non svolgono al meglio il loro lavoro. Come li controlliamo? Li dobbiamo controllare. Allora, li controlliamo dalla base. La valutazione degli studenti. La valutazione degli studenti viene spesso tirata in ballo, anche perché gli studenti di solito, essendo in anonimato, sono anche abbastanza realistici nelle loro considerazioni e vengono, gli studenti valutano sia la prestazione didattica del docente sia qual è l'organizzazione del corso di laurea o della facoltà in generale, sia quali sono le situazioni logistiche, cioè le strutture, le attrezzature che vengono messe a disposizione. Abbiamo qualche critica in più per quello che riguarda i tirocini, cioè la parte pratica da parte degli studenti, perché è difficile con questo grande numero di studenti venire incontro a tutti. Per questo abbiamo chiesto la collaborazione dei reparti ospedalieri che ci danno la loro collaborazione soprattutto all'interno dell'azienda che poi è ospedaliera, universitario e policlinico, per cui vengono utilizzati al meglio anche i reparti ospedalieri per poter dare il loro contributo per la formazione pratica degli studenti. Per non parlare delle 49 scuole di specializzazione, non è facile tenere 49 scuole di specializzazione e far formare tutti questi studenti, ma
grazie a Dio abbiamo anche lì l'aiuto da parte dei nostri colleghi ospedalieri e riusciamo, secondo me, a dare una buona preparazione. I nostri specialisti poi vengono richiesti un po' dappertutto. Noi abbiamo tanti specialisti già che abbiamo specializzato noi a Catania, un po' in tutte le branche, che trovano facilmente occupazione, non dico al sud Italia perché purtroppo il lavoro è meno presente, ma nel nord Italia o anche in nazioni della comunità europea. L'altro che entriamo in un altro campo, che sarebbe quello dell'occupazione del medico, che non è forse l'argomento di oggi. Non è certo la medicina che influenza le sorti della pandemia. La medicina paragonata alle medicine delle altre sedi, degli altri atenei, è a buon livello ed è questo è testimoniato anche da quanti noi, quanti docenti delle varie branche della medicina sono a capo di società scientifiche nazionali. Sono veramente tanti, dall'ortopedico all'andrologo, all'ematologo, insomma, sono in tanti casi. Abbiamo i nostri docenti a capo della società scientifica nazionale, quindi vuol dire che siamo riconosciuti sia in ambito di ricerca che in ambito di assistenza. E ripeto, e qui concludo, diciamo, non possiamo scendere, purtroppo possiamo. Se potessimo avere un ricercatore che fa solo il ricercatore, ovviamente sarebbe il massimo, sarebbe il top, ma il ricercatore non può fare ricerca se non fa anche l'assistenza. Noi abbiamo per protocollo di intesa con la regione, dobbiamo fare il 60% di attività assistenziale, che significa che in una mattinata noi dovremmo lavorare 4 ore per l'assistenza e 2 ore per la ricerca più o meno. In realtà un po' tutti si lavora tutta la mattinata per l'assistenza e anche più, e poi nel pomeriggio si fa l'attività di ricerca. Ho l'attività di dati, così preparo l'attività di dati. Quindi devo dire, anzi, io devo ringraziare i miei docenti perché quasi tutti, ecco, non dico tutti perché non è vero, ma quasi tutti svolgono un'attività costante, un'attività che secondo me va anche considerata nella nostra società, nel nostro territorio. Non può sempre dire che le cose vanno male. Noi dobbiamo anche dire che c'è una buona media anche nel campo della facoltà medica. Certo, questo è un motivo che ci dobbiamo adagiare, dobbiamo poter fare di meglio, possiamo fare anche di meglio, e anzi devo dire, gli stimoli da parte di chi si interessa all'università, anche le critiche sono ben accette perché servono a migliorarci. Un'altra cosa importante sono gli accordi che come facoltà medica abbiamo con le istituzioni estere. Noi quest'anno abbiamo 19 accordi con istituzioni estere europee con le quali abbiamo stabilito di avere gli scambi Erasmus per gli studenti, ma anche di avere degli scambi docenti in maniera da poter allargare le nostre prospettive. In questo momento ci sono 17 studenti nostri di Catania che sono sparsi per l'Europa nelle varie sedi e abbiamo 6 studenti stranieri a Catania nelle varie specialità. Questa attività di scambio con l'estero l'abbiamo migliorata negli ultimi anni e devo dire che sta prendendo finalmente piede con grandi difficoltà, ma grazie agli accordi che ogni docente riesce a fare con le istituzioni straniere. Abbiamo anche noi 8 master su 14 che ha tutto l'Ateneo di Catania, sono 8 i master, cioè l'attività di formazione di secondo livello, cioè al di là dopo la laurea, sono master di primo e di secondo livello, entrambi dopo la laurea, e 8 sono di area medica, quindi più della metà dei master di Ateneo sono di area medica, quindi non possiamo dire che noi siamo a zavorra, perché master significa fare formazione, ma significa anche fare ricerca, perché ovviamente chi fa il master poi è un elemento che noi formiamo anche per la possibilità di fare ricerca in futuro.
e la considerazione che hanno i nostri docenti nell'ambito nazionale viene anche data dai buoni risultati che ha avuto medicina in generale nelle abilitazioni nazionali a docenti di prima e di seconda fascia. Io, essendo chirurgo, sono orgoglioso del fatto che l'abilitazione nazionale da professore ordinario nel settore chirurgico noi abbiamo ben 7 abilitati, che è un numero molto grande per la medicina, e questa, guardate, che è una valutazione che viene fatta in maniera molto oggettiva, cioè su numeri, non è soggettiva assolutamente.